Ciao a tutti, mi chiamo Andrea e sono il preparatore atletico di ATF Studio Sportivo. Oggi continuiamo a parlare dei lavori in salita, nello specifico dei metodi continuativi. Iniziamo introducendo con la cronoscalata, che è un allenamento che va dai 4 agli 8 km, su pendenze tra il 7 e il 9% da condurre in soglia. Allenamento molto interessante per la gittata cardiaca, l'utilizzo dell'ossigeno. È come allenamento neuromuscolare. Andando ad allungare un po' le distanze, invece arrivando fino anche ai 10-12 km, a seconda poi delle gare che state preparando, andiamo a fare delle salite al medio su pendenze però più dolci, tra il 2 e il 4%, che possono essere condotte in modo costante, oppure facendo dei medi progressivi, o ancora facendo delle variazioni all'interno del medio specifico. Per i trail possiamo introdurre poi delle salite su sentiero, che sono ovviamente più specifiche anche in funzione della muscolatura che andiamo a far lavorare, rinforzando appunto quella più specifica per le salite fuori strada. Per gli allenamenti sui sentieri, invece dei chilometri, possiamo rapportarci invece al minutaggio, con salite dai 20 ai 30 minuti magari in settimana quando abbiamo meno tempo, per arrivare a salite di un'ora nel weekend o quando abbiamo più disponibilità. Vi consiglio anche di continuare a cambiare la vostra andatura variando corsa e camminata, anche perché questa seconda va allenata specificatamente, anche perché il movimento biomeccanico è diverso, anche per l'ampiezza e il numero di appoggi, ricordandoci sempre che oltre il 15% di pendenza, da studi condotti da Giovannelli e altri, risulta che è più economico camminare. Bene, se il video ti è piaciuto, metti mi piace, condividi e segui il canale dello studio e anche sui social. Ciao a tutti!